Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo al quarto episodio di Deus Ex Human Revolution e niente, continuiamo la nostra avventura. Allora, noi dovevamo consegna il Typhoon a Pritchard. Prima che io gli faccia il rapporto, Sarif vuole assicurarsi che il Typhoon non sia stato danneggiato. Devo parlare con Pritchard nel laboratorio tecnologico e chiedergli di esaminarla. Ok, andiamo da Pritchard. Vediamo. Vediamo che c'è di qua. Non credo ci sia qualcosa. Dipende da... Ah, boh, qua è... Repubblica si è rivolti così contro te. Non ci credo neanche per un istante che era della setta purista. Secondo me l'hanno infiltrata dentro. Parliamo. Bene, bene. Attila il flagello di Dio di ritorno dal suo sterminio. Se sei qui per il Typhoon, lo vedo tra un minuto. Richard, non ho rischiato le chiappe perché tu lo smarrissi in una pila di processori e adattatori scasi. Niente male, sentite che paroloni. Non credere di essere un genio dell'informatica solo perché hai neutralizzato i sistemi di sicurezza della fabbrica così velocemente. C'è un motivo per cui non posso ancora esaminare il Typhoon. Spiegati. Per tua informazione, sto eseguendo una scansione diagnostica della nostra rete e del router di sicurezza per scoprire come l'hacker di Sanders abbia sniffato i nostri codici. Credevo che la prima domanda da porsi fosse a chi appartenevano i codici, a meno che tu non lo sappia già. Limitati a sfondare porte e ammazzare i cattivi, Jensen, e smettila di provare a fare il mio lavoro. E vedrai che ci sopporteremo meglio. Che succede, Vale King? Ti ho salutato prima, ciao. Allora, la natura della neuroplasticità. L'Università di Agdarro, tenuta all'Istituto di Medicina di Berna nel 2013, il termine neuroplasticità fa riferimento alla capacità del cervello di riorganizzare la propria struttura. Vabbè, so informazioni tipo su come è avanzata la tecnologia. Oh, una barretta. Ah, questo va bene, virus nuke. Vediamo cosa c'è. Allora, quindi M4 al completare il lavoro. Una cosa è certa, qualcuno ha indotto gli estremisti ad attaccare il nostro stabilimento. Devo parlare con Sarif. Secondo te di cosa parlano? Allora, prendiamo l'ascensore. Dammi retta, Hugh. Forse non avrà dato la pistola a Sanders, ma è stato il discorso di Taggart all'ONU il fattore scatenante. William Taggart non è né più né meno che un politico scaltro. E tu lo sai, David. Quindi, per salvare le apparenze, dovrei guardarlo negli occhi e farmi prendere in giro. Sorridendo. Sempre sorridendo. Continuiamo dopo. Voleva vedermi? Sì, come stai? Ho avuto giorni migliori. Quando abbiamo finito, passa dalla dottoressa Markovic, alla clinica Limb in centro. Meglio fare un check-up. Se insiste. Ascolti, so Sanders. Sì, a proposito di Sanders, che diavolo ti è preso? Lasciarlo scappare così. Ti ho mandato là per sistemare le cose. Allora, assumi responsabilità. Mi hai chiesto di gestire la situazione ed è quello che ho fatto. Rischia, è un investimento per il futuro. Sanders non si darà pace finché non scoprirà chi l'ha incastrato. Svia, Sanders, non è il cervello dietro tutto questo. Prendo È un rischio. investimento per il futuro. Sanders era furioso quando ha scoperto che il suo hacker era potenziato. Non si darà pace se non scoprirà chi l'ha incastrato. Ah, e sei così ingenuo da pensare che ti passerà le informazioni quando lo scoprirà? Credevo che tu fossi pronto, Adam. Lo sono.
L'attacco di oggi è stato un gioco d'azzardo, manovrato da qualcun altro. Intendo scoprire da chi e perché, in modo che non accada più in futuro. Bene, siamo d'accordo. Quell'hacker nel gruppo di Sanders, sicuro che fosse potenziato? Ho scollegato personalmente i suoi cavi. Beh, la polizia dice il contrario. Si rifiutano di farmi vedere il corpo. Non importa quanto stia minacciando di prelevare dal fondo pensionistico. Placa. Magari qualcun altro sta offrendo di più. Cosa vuole che faccia, signore? Rimprovera. Beh, forse non hanno apprezzato il suo intervento allo stabilimento. Facciamo questo. Forse non hanno apprezzato il suo intervento allo stabilimento. Sta parlando il mio capo della sicurezza o l'ex poliziotto? Senti, Adam, non ho voglia di discuterne. Devi andare in fondo alla faccenda. Hai ancora degli amici in polizia. Tu credi che uno di loro ti farebbe entrare all'obitorio? Dipende da chi incontro. Va alla stazione e trova un modo per entrare. Perché se era un hacker potenziato, il suo hub neurale può dirci chi era. Chiamami non appena scopri qualcosa. Allora, accetta, ricevuto, signore, quello che mi deve fare è un esattamente legale. Accetta. Ricevuto. Andiamo. Ma qui non credo ci sia una roba tipo da pre. Aspettaci. Ok, vabbè, il giornale. Taggart attesa al Mullins. Allora, scendiamo. Ci sono. Perché sono due segnalini? Boh, vedremo. No, questo è il bagno, l'ascensore, ecco. Quindi M5, indagare sul terrorista suicidio, visitare la clinica Lib. Adam Jensen, ha rapporto nel tuo ufficio, cioè da me. Io sono chiamato al rapporto. No, prima scendiamo qui sotto magari. Cioè, come ci salgo lì? Ora vediamo. Ok, qua ci sono delle scale. Proviamo ad andare prima in ufficio. Ok, andiamo all'ufficio. Adam Jensen, ha rapporto nel suo ufficio. Sì, Adam sì. Piacere rivederti. No, ora sembro sua suocera. O'Neill sarebbe stato l'ultimo dei nostri. Ehi, Jensen, che piacere rivederti. Sono felice che sei tornato. Come te la passi? Tiro avanti. Mi spiace per Megan. So che non è facile. Avevamo paura che non ce l'avresti fatta. Non ne va bene una. L'attacco alla sede e ora questa storia dell'impianto. Già, è un periodo difficile. E tu come te la cavi, Garella? Tutto a posto? Non lo so. Io ho fatto una cazzata. È grossa. Cioè? Ecco, un paio di mesi fa io e Tyndall, uno dei tecnici di Pritchard, ci siamo messi a rubare la neuropozzina da uno dei laboratori. Cristo, Tim. Lo sai che potrebbe costarti il lavoro o il carcere se la compagnia decide di denunciarti. Cosa ti è preso? Lo so, è solo che è complicato. All'inizio non volevo, ma c'erano dei buoni motivi. Adesso voglio uscirne, se non fosse che Tyndall ha un filmato che mi riprende tutto e minaccia di mostrarlo se mi chiamo fuori. Sono nei guai, Adam. Mi serve quel filmato. So che sei occupato con tutto quello che sta accadendo, ma se potessi aiutarmi, te ne sarei grato. Dettagli missione, altre informazioni. Tyndall. Cosa mi dici di Tyndall? È possibile convincerlo? Puoi provare, ma è un uomo di principio. Uno veramente quadrato. Ti serve un innesto accisa se vuoi convincerlo. Accisa? L'amplificatore sociale. È un innesto progettato per calcolare le reazioni e gli schemi comportamentali della gente. Gli ultimi modelli consentono addirittura di agire sull'interlocutore influenzandolo con degli ormoni. Furto, come avete fatto? Ne avete di palle a rubare una sostanza brevettata da un laboratorio di sicurezza? Come avete fatto? Io e Tyndall abbiamo fatto il turno di notte una settimana sì e una no. Io la raccoglievo in una borsa mentre lui editava il filmato. Ma si è tenuto l'originale. Neuropozzina, perché rubare? Neuropozzina? E cosa ve ne fate di una droga antirigetto per pazienti potenziati? La rivendete? Rifornite la concorrenza? Perché pensi subito che lo stia facendo per soldi?
indietro. Dettagli missione. Ricompensa. E perché la cosa dovrebbe interessarmi? Dannazione, Adam. Vuoi abbandonarmi in questo modo? Sei insensibile. Non me l'aspettavo. Senti, forse riesco a mettere le mani su un modulo militare. Non credevo di doverti comprare. Incarico. Cosa vorresti che faccia, esattamente? Ho bisogno che recuperi il filmato in possesso di Tyndall. Dovrebbe essere nel suo appartamento. Sul computer, magari. E che dovrei fare? Lo cerco sulle pagine gialle. Risiede nei pressi di Brooklyn Court. Potrebbe essere difficoltoso entrare perché l'edificio è protetto da un grosso cancello di sicurezza. Oh, meraviglioso. Manomettere il cancello di sicurezza è possibile, ma richiede una profonda conoscenza informatica. Forse sarà necessario cercare una via alternativa. Le scale antincendio o qualcosa del genere. Oh boh, faccio accetto. Va bene, dimmi di più. Sul serio? Oh, grazie Adam. Mi ero rassegnato ormai. Il filmato dovrebbe trovarsi nel computer nel suo appartamento. Quando l'hai recuperato, raggiungimi davanti al parcheggio della metro. Ok, ci penso io. A posto. Allora. Facciamo questa missione secondaria. Accesso riservato, accesso riservato. Ah. Agente. Ma qual è la password? Boh, non me l'ho mai data. Ok. È il mio PC, io non ho la password. Andiamo, scendiamo le scale, dobbiamo trovare. Non posso scendere di qua. No. Vabbè, devo trovare per forza le scale. Riesuma soltanto brutti ricordi. Adoro lavorare qui, ma è difficile. Signora Reed. Oh, Adam, scusa, mi hai spaventata. Per favore, chiamami Cassandra. Tu e Megan siete stati assieme parecchio. Ti stavo aspettando. Qui fuori? Perché non sei entrata? Non lo so. Forse non sono ancora pronta. È il tuo ufficio, lo so. Ma per me questo è il posto dove ho perso mia figlia. Distaccato, tenta di non pensarci, empatico. Non ci avevo mai pensato, comprensivo. So cosa vuoi dire, allora non è più stato lo stesso neanche per questo. So cosa vuoi dire. Allora non è più stato lo stesso neanche per me. Immagino che sia normale. Non esiste un modo corretto per affrontare questa situazione. E non posso nemmeno immaginarmi come sia stato per te dopo quello che hai passato. Già. 6 mesi fa sono cambiate molte cose. Ancora non riesco a credere quanto ti abbiano cambiato. All'inizio non credevo nemmeno che fossi vivo. Come l'hai presa questa cosa? Non ho chiesto io tutto questo. Faccio quel che devo fare, potenziato, no? Mi hanno fatto il necessario per salvarmi. L'hanno fatto per salvarmi. E sinceramente ora posso fare molto più di prima. Sono contenta di vedere che la prendi così bene. In pochi sarebbero in grado di accettare così facilmente un cambiamento del genere. Posso chiederti perché sei qui? Sì, naturalmente, scusami. Sono qui per Megan. Per quello che le è successo. O meglio, per l'indagine sull'accaduto. Per l'indagine? Per dirla in breve, ho la sensazione che ci sia qualcosa di strano su come hanno gestito il caso. Stai parlando di possibili irregolarità? Esatto. Chiamano intuito materno, ma mentre parlavo con i detective ho notato molte incongruenze. E poi ne ho incontrato un altro, un uomo chiamato Chase. Mi ha confermato che è stata commessa qualche svista, anche se non ha le prove. E ora vuoi saperne di più? Non sentirò più la risata di mia figlia, Adam. Non riceverò più quelle chiamate dove mi chiedeva come stavo, né potrò chiederle com'è andata la sua giornata. Via.
E per quanto egoista possa sembrare, voglio sapere perché è successo. Non è un mistero che ti amasse. Neanche un cambiamento così radicale riesce a nascondere quello che ha visto in te. Per favore, mi aiuterai a scoprire cos'è successo veramente? Rifiuto, dettagli missione. Ricompenso. Come intende ricompensarmi per questo? Adam, ma... non starai mica dicendo sul serio? Boh, sei cambiato parecchio. Pensavo che la possibilità di scoprire cos'è successo veramente a Megan, cos'è successo veramente a te, sarebbe bastata, che fosse degna della tua attenzione. Dai, scherzavo. È per capire che diceva, accetta. Non ho mai avuto la possibilità di indagare personalmente sull'accaduto. Cercherò di occuparmene. Ma ti ringrazio. Significa molto per me, Adam. Veramente. La prima cosa da fare è incontrare questo detective Chase. Bene. Lavora part-time come guardia giurata in un condominio di Brooklyn Court. Quando hai finito, raggiungimi nell'atrio del tuo edificio. Perché un detective deve lavorare part-time come guardia giurata? Oh, dopo quel caso se n'è andato in pensione. Non so altro. Ti conviene chiedere a lui. Ok. A posto. Allora, ma c'è un modo per scegliere le missioni? Tipo, ah, inattivo, attivo, ok, perfetto. Attiviamone uno. Mali minori. Trova il condominio di Tyndall. Allora, ma... S2, dov'è S2? Ah, così è inattiva. Ok, quindi al contrario. Facciamo così. Ok. Facciamo questa qua di... di guerra, quello scienziato che hanno rubato la neuro qualcosa, come si chiama? Neuropanzina. Ma ci devo andare a piedi? Penso di sì. Boh, vediamo. Sono la prima ad appoggiare queste proteste. Alla Limb sono come degli spacci. Ok. Questa è la clinica Limb dove dovevano cercare anche delle cose. Signor Jensen, David Sarif mi aveva avvertito della sua visita. Ho appena controllato gli esiti degli esami ricevuti la scorsa settimana. Devo iniziare a spogliarmi? Direi proprio di no. Non vedo alcun aumento di tessuto gliale in nessuno dei test. Sono passati 6 mesi. Non dovrei già essere sotto neuropozina? Normalmente sì, ma questi esiti non mostrano alcun sintomo di rigetto agli innesti. Anzi, il legame tra tessuto ed elettrodi sembra essersi rinforzato. Quindi posso andare? Ecco. Il signor Sarif mi ha chiesto di affrontare un altro discorso. È al corrente che durante il suo primo intervento sono state adottate delle misure precauzionali? Non tutti gli innesti sono stati attivati, lo so. Il danno provocato dall'ematoma è stato preso in considerazione. Il suo cervello aveva bisogno di tempo. Per recuperare, per abituarsi ai neuroprocessori e attivarli spontaneamente, man mano. Arrivi al dunque. Cosa vuole Sarif? Pensa che sia giunto il momento di accelerare il processo di attivazione usando un software particolare chiamato Kit Praxis. Mi sta dicendo che non devo attendere l'autoattivazione degli innesti? Può attendere se preferisce. Ma il signor Sarif ha fatto una corposa donazione alla Limba a suo nome. Per assicurarsi che questo software, collegato ai suoi innesti neurali, fosse sempre a sua disposizione e sua soltanto. Prego, dia un'occhiata. Compra. Munizioni Typhoon. Beni di consumo, potenziamenti. Generici. Ho comprato il Praxis in pratica. Ah, si possono anche comprare i potenziamenti. Ho capito. Certo, costano 5.000 monete. Crediti. Ok, crediti li chiamo qui. Però vendi. Vediamo se fa... No, non posso fare vendi. Okay. Perfetto, signor Jensen.
Lo usi quando è in salute. Cioè, vabbò, ma non credo possa potenziarmi qualcosa. Al momento ne ho solo uno. Ah no, tre ne ho. Ma avevo fatto quello dei muri invisibile. Questo qua. Mi sento attraverso le pareti. E questo qua lo confermo. Perfetto. Funzione individuazione dei universali attraverso le pareti. Perfetto. Allora andiamo avanti. Bella giacca. Scommetto che lì sotto si nascondono degli innesti all'avanguardia. Che senso, dai. Protestare non è mica reato. Questo lo so, agente. Ma alcuni di loro hanno... Vediamo. Ma la missione mi diceva di uscire. Adam, hai finito alla clinica? Per ora. Bene. In questo momento voglio sapere a chi appartiene quel cadavere. Va alla stazione di polizia e prendi il swab neurale. E Adam, se non riesci a entrare con le buone, ti conviene non insistere. Deve esserci un'entrata secondaria su un lato dell'edificio. Allora, io devo entrare qui dentro, sì, per la missione secondaria. Sono appena uscito. Ciao Luca. No, mi dice di uscire, quindi non devo andarti qua. Ok. Sarà da un'altra parte. Allora, vediamo di arrivare lì. Devo capire come fare. No, di qua non è di qua. Ah sì, tranquillo. Io non ho capito come andare qui. Vediamo se ci va di qua. La stazione. No, non credo sia così. Non lo so, proviamo. Così mi allontano però. Non lo so. Non credo sì. Devo andare in quel posto. Come si ci va? Ma c'è una mappa. Qua. Tu sei qui. S3. No, io devo andare su S2. Mali minori. Ok, quindi devo far così. Di qua. No, no, lasciamo il tombino. Non lo so, Luca, quale intendi. Ma qui la strada è chiusa, mi dice che posso andare di qua. Mi sa che devo fare tutto il giro così, se no non ce la faccio. Vabbè. Cioè, qua cosa c'è? Ma ci posso andare da qui? Vediamo cosa c'è qui. Magari ci arrivo da qui prima. Ah, qua sto attento che c'è la terra elettrificata. Se cado nell'acqua... Come te non sono i benvenuti qui, bello. Perché che ho fatto di male? L'ho perso. Che c'hai? Ha sbagliato persona, credo. No, è così, mi allontano. Ah, ma questi sono i puristi, forse. Cos'è la base dei puristi? E qui c'ha... posso violare? Viola? No, livello sicurezza 3, devo tornare indietro. Ho perso tempo. Dai. Devo tornare indietro.
Non posso andare da nessuna parte qua, probabilmente. Boh, proviamo ad andare avanti. Ormai. Ormai che siamo qua, vediamo cosa c'è alla fine al tunnel. Abbastanza. You all bene. E niente, devo andare col segnalino là. Ho allungato un sacco, pensavo di poterci arrivare qua. Trovo il condominio di Tyndall. Condominio di Tyndall. Qui non posso passare, devo fare il giro per forza. Di qua? Non si può passare. Mi sa che ho fatto una cazzata, devo tornare indietro. Perché di qua non posso passare. Eh sì. Porca miseria. Ma sei serio? Dai. Non c'è un modo per staccare di qua la corrente. Beh, vabbè. Devo far tutto indietro di nuovo. Qua c'è una scala, vediamo. Tanto ormai siamo qua. No, non ce la fa a salire, non ci so. Vabbè, torniamo indietro. No? Ci riusciamo a fare sta missione? Sai i cazzi tuoi, stronzo! Levati dalle palle! E mi sembra la stessa cosa di me. Dai, 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 che già abbiamo perso tempo. Magari in futuro serve a qualcosa, ma ora non mi serve a niente. Lo sapevo già, non volevo entrarci, infatti. Andiamo di qua. Che è chiuso. Bene, molto bene. Quindi da dove ci dobbiamo andare? Prendiamo queste scale. Continuiamo di qua, poi continuiamo qui, poi continuiamo di qui, ci dovrebbero essere le scale da scendere, tipo, togliti. Sinistra, apriamo sta porta. E di qua a destra, allora dovremmo andare. Ma non è che si va di qua? Eh sì. Ok, ci stiamo arrivando. Mason mi ha fornito della merce, niente male. Se mi capita un potenziato fare male, lo mando. Sto pensando di potenziare il mio fit. 30 metri, sì, ormai siamo. Vabbè, qua dovrò creare sicuro. Vabbè, vediamo, creiamo. Livello di sicurezza è 2. Non dirmi che non lo posso upgradare, perché sennò ho perso solo tempo. Dov'è il livello? Quello dell'hacker. Cranio, come si chiama? Infolink, potenziamento, sistema applicato di vettore sociale. Analisi in fase di hacking. No. Hacking. No, fortifica. Aggiornamento hacking. No. Io devo arrivare tipo hacking livello 2. Questo. Confermo. Perfetto. Ma ce la dovrei fare. Viola. Allora, fammi vedere. Passiamo prima qua.
Allora, vediamo. No, 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 non esci. Cattura. Facciamo cattura. No. Vabbè, l'ho usato per sbaglio, ma ci sta. Mi sa che mi torna utile. E niente, non ce l'ho fatta. Accesso negato. Questo è difficile. Devo aspettare 30 secondi. Aspettiamo 2 secondi. Utilizzare per forza gli oggetti, se no non ce la faccio. Quelli lì. Beh, che si trovano, quindi. Aspettiamo, vediamo se c'è. 10. Viola. Allora, questo qua cosa faceva? Nuke. Manda forse un nemico. Ok, ho capito cosa fa. Vabbè, faccio il warm stop. Ce l'ho fatta. Accesso con. Perfetto. Ci fossero qua i cipher. Allora, trovo il condominio. Accedi all'appartamento di Tyndall. Fatto. Ora deve trovare un video. Ok, qua mi dice pure dove andare. Perfetto. Queste sono tutte chiuse. No, questa è aperta. Vabbè, andiamo di qua visto che mi dice di andare qua. Evitiamo di perdere tempo. Viola. No, questo è il livello 1, dovrebbe essere facile. Allora, facciamo così. Intanto andiamo di qua, che non dovrebbe essere rilevabile. Vabbè, sono rilevabile lo stesso facilmente. Non lo so, forse non ce la faccio. Dai, accesso, ce l'ho fatta. Perfetto. Sì, ci sono tanti oggetti. Li puoi pure caricare in mano, tipo, cos'è, visto? Lo lancio. Ci sono tante cose. Nuovo codice si è aggiunto. Avviso a tutti gli inquilini, è stato fatto un buon cancello di sicurezza. Il codice è 700002. Autosalvataggio, chat mercoledì. Incontra Tyndall. Ehi, Tyndall, so che sei qui, bello. Chi è che c'è? Qualcuno c'è che parla? Non mi convince la situazione. Eccola. Quanto vecchio è resistente. Cos'è un fucile a pompa? Ah, io lo prendo, sembra tipo un fucile a pompa potente. Buttiamo questo. Rilascio. Perfetto. Sì, è un fucile a pompa. Perfetto. Cerchiamo sto Tyndall. Passiamo l'arma. Tanto oramai non c'è nessuno. Allora, fammi vedere dove la il signorino nella mappa, se è all'esterno. È all'esterno. Quindi devo riuscire. Da qui. Dove si scivo? Da qui, perfetto. Ok. Ah, è vicino comunque. Jensen? Cosa ci fai qui? Lo sai benissimo perché sono qui, Tyndall. Voglio il filmato di Carella. Non so di cosa parli. Sono il capo della sicurezza delle industrie Sarif. Credi che non mi sarei accorto di quel filmato di sicurezza? Niente cazzate. Merda. Senti, Jensen, non volevo che finisse così. Non sono una persona cattiva. Mi spiace per Carella, sul serio. Ma a volte per una buona causa è necessario sporcarsi le mani.
quale sarebbe questa buona causa? Oh, capisco. Credi che stia vendendo la neuropozzina? So benissimo che può sembrare così, specialmente a un ex poliziotto. Ma credimi, a volte l'apparenza inganna. Non la vendo, la regalo. La regali? A chi? Ai bisognosi. Credi che tutti si potenzino per scelta? No, le disgrazie accadono. E poi? Poi sei costretto a drogarti per il resto della vita. E quella roba costa parecchio. Ma che altro puoi fare? Senza la droga muori. Sindrome di rigetto, dolori devastanti. Non è giusto. Quindi ho fatto l'unica cosa da fare. Sono intervenuto. Contrasta. Non mi importano le tue ragioni rispetto alle motivazioni. Mettiamo questo cappello. Ma un ricatto rimane un ricatto. Carella vuole uscirne e io sono qui per dargli una mano. Questa storia sta diventando fin troppo complicata. Ho perfino due spacciatori locali alle calcagna convinti che il mio filantropismo stia minando i loro profitti. Fosse solo quello il tuo problema. Un cliente armato ti stava aspettando nel tuo appartamento. Scusa? Nel mio appartamento? Merda. L'avranno mandato gli spacciatori. Facciamo così. Al cliente ci penso dopo. Occupati degli spacciatori e il filmato è tuo. Va bene, dai. Ti aiuterò. Ma meglio per te se non mi prendi in giro. Mi dai fin troppo credito, Jensen. Sono un tecnico della sicurezza, non un gangster incallito. I due spacciatori si chiamano PG e BK. Bazzicano un piccolo vicino al campo da basket. Tu assicurati che non mi diano più fastidio. Ucciderli. Affare fatto. Vabbè, dico affare fatto. Cioè, perché posso parlare di nuovo con lui? Come funziona sta missione? Dov'è? Qua. Le missioni. Oh, qua giusto. Come previsto, Tinder ha filmato con Zora, devo ottenerlo. Allora, quindi posso decidere forse se ammazzare lui o andare a risolvere la situazione. Vabbè, io vado a risolvere la situazione. Vedo, vado a stare di questi due che gli portano fastidio. Tanto sono qui vicini comunque. Sicuramente guarda come mi toccherà ammazzarli. Guardati, amico. L'ennesimo sfigato che ha comprato un sacco di stronzate che non gli servono. Sei un ex banger? Dall'aspetto si direbbe di sì. Lo conosci, Piquet? Spacca il culo ai DRB da anni ormai. Vabbè, ho capito, li devo ammazzare. Ma dammi retta e non farlo incazzare. DRB o no, lui spacca comunque. Lo sapevo che... Ok, vabbè, li ho storditi, non li ho ammazzati. Perfetto. Posso tornare dal tizio. Si sono presi due pugni in faccia. Fight the power. Combatti il potere. Senti, te l'ho detto. Se vuoi che ti passi il filmato, devi prima levarmi dal groppone quei due spacciatori. Ah, ma li devo proprio ammazzare. No, assistiamo da uno di spacciatori. Dammi quel filmato. Infatti. Grazie, Jensen. Senti, so che l'hai fatto per convenienza, ma ciò nonostante mi hai salvato le chiappe. Ecco il filmato. Ecco, offri aiuto, ti metterò in contatto con qualcuno, non l'ho fatto per te, se ce l'hai fatto... So che l'hai fatto in buona fede. Dico questo. So che stai tentando di fare la cosa giusta, ma dobbiamo agire secondo le regole, altrimenti semineremo il caos. Ti metterò in contatto con qualcuno all'interno della ditta. Forse riusciranno a procurarti la neuropozzina per la gente che ne ha bisogno. Lo faresti davvero? Wow, non me lo sarei mai aspettato da te, Jensen. Lo apprezzo veramente. Di a Carella che mi dispiace. Perfetto. Ma l'abbiamo completata? No, dobbiamo tornare forse da Carella. Vabbè. Abbiamo completato, in poche parole. Andiamo. Qua, ecco. L'hai già preso? Adam, per favore, devi assolutamente recuperare quel filmato. Completa missione. Ho recuperato il filmato. Mi devi un favore, Tim. Puoi dirlo forte, Jensen. Insomma, grazie mille. Mi hai salvato la vita. Tieni, ecco il modulo militare, come promesso. Condanna, sei fortunato che non faccio rapporto. So che mi stavi agendo a fin di bene questo. Senti, lo so che stavi agendo a fin di bene e lo rispetto.
ma devi muoverti secondo le regole. La prossima volta potresti non essere altrettanto fortunato. Sì, hai ragione, Adam. Lo so che hai ragione. Senti, grazie di nuovo. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Facciamo un'altra missione secondaria. Affetto materno. Ah, quello che dobbiamo indagare su Megan. Megan Reed. Sempre qui. Ma cosa dobbiamo fare dopo? Mi ha chiesto di indagare sul genere della figlia. Ah, ok, c'è il detective qua in teoria. Dobbiamo parlare col detective. Salve, tu devi essere Adam Jensen. Complimenti per l'intuito. La signora Reed mi ha annunciato il tuo arrivo. Senza offesa, ma non passi certo inosservato. Tenterò di prenderlo come un complimento. Mi ha detto che potresti avere qualche informazione sul caso di Megan Reed e sull'attacco al quartier generale Sarif. Ah, bel casino quello. Dico sul serio. Avevamo i federali alle costole, ordini da 3 diversi dipartimenti e tanti di quei dannati lobbisti che mi sentivo come l'ultimo arrivato nelle docce di una prigione. È un caso delicato. La signora Reed mi ha riferito di possibili irregolarità durante le indagini. Ci puoi giurare. La signora Reed mi ha detto che eri un poliziotto, perciò dovresti saperlo bene. A volte gli agenti più pigri prendono delle scorciatoie, ma in questo caso è andata diversamente. Cioè? Hanno sorvolato su troppe cose. Tutti erano ansiosi di saltare alle conclusioni e ogni volta che mostravo una minima insistenza, i pezzi grossi mi legavano le mani. Volevano dimenticare la faccenda alla svelta. Non è mai un buon segno. Hai qualche prova più sostanziale? Beh, qui entri in gioco tu. Ho qualche pista che non ho mai potuto battere. Ho provato a muovermi un po', ma quei tizi del governo mi mettevano i brividi. Non me la sentivo. Non volevo mandare tutto all'aria a pochi mesi dalla pensione. Ma tu... tu sembri la persona adatta per andare in fondo a questa storia. Di cosa si tratta? Per prima cosa, pare che l'ordine di chiudere l'indagine sia venuto dall'alto. Forse fuori dal distretto locale. In tal caso, il capitano Ben deve saperne qualcosa. Potrebbe essere rimasta qualche traccia del computer del suo ufficio. Farò una visita al distretto locale. Bene, e già che ci sei, c'era un agente assegnato al caso, Chet Wagner. Non è certo uno stinco di santo. Il suo coinvolgimento in questa storia mi ha insospettito molto. Qualcuno voleva proprio lui e sono sicuro che abbia manipolato qualche prova. Dovresti parlare con lui, scoprire quello che sa. Ok, farò 2 chiacchiere con questo Wagner. Prova a cercarlo all'ingresso. È stato degradato per cattiva condotta e assegnato alle deposizioni. È un osso duro, ma potresti trovare qualcosa da usare contro di lui. Il suo ufficio è al secondo piano. Cerca qualcosa che possa convincerlo a vuotare il sacco. Qualcos'altro su cui valga la pena indagare? Sì, quando è arrivato l'ordine di chiudere il caso, le prove erano conservate tutte. Quanto parla? Forse lì dentro c'è qualcosa di interessante. Si trova nel vicolo accanto alla stazione. Il codice è... ecco, 4891. So che un'agenzia esterna ha già avuto accesso all'armadietto. Quindi fai attenzione. Grazie per la dritta. Ah, per così poco. Non tornare qui ad aggiornarmi sulla situazione. Non fraintendermi, sono felice di aiutarti. Ma preferisco sapere il meno possibile di questo caso. Altre informazioni... Incarico. Come sei finito su questo caso? Non ho insistito per averlo, se è questo quello che intendi. Anzi, non volevo averci nulla a che fare. Perché no? Ero un poliziotto onesto, Jensen. Cercavo sempre di agire in base alla legge e alle procedure, convinto che fosse giusto così. Non era certo il metodo standard per un caso come questo. Agenzia? Hai detto che un'agenzia esterna ha accesso all'armadietto. Spiegati meglio. Beh, ho visto... anzi, ho sentito che gli agenti governativi hanno messo alcune delle prove più scottanti in una cassaforte dentro l'armadietto. Forza, Chase. Cos'è che mi nascondi? Accidenti a te. Ok, ascolta. Ho già scoperto per conto mio il codice della cassaforte. Ma uno di quei tizi mi ha beccato. Ora sanno tutto di me, Jensen. Se ti dessi il codice, saprebbero che ho parlato. Sarò pessimista, ma so che questo sarebbe un bel guaio. Ah dai, dimmelo il codice. Dimissioni, perché hai lasciato la polizia? Perché hai lasciato la polizia per diventare una guardia giurata? Non mi sembra che odiassi il tuo lavoro. Ah, mi piaceva fare il poliziotto. Era il mio sogno fin da bambino. Ma ormai ne avevo abbastanza. Non è come immaginavo. È un lavoro. Alcuni lo fanno bene e altri se ne fregano. E si vede. Questo caso è quello di Sarif.
È stata l'ultima goccia in un vaso già bello pieno. A posto, beh, facciamo VAT. Per ora è tutto. Facciamo questa missione. Già ci sono tre... Quattro sono i posti dove devo andare. Quattro segnali. Di cui tre sono comunque nello stesso posto e uno è da un'altra parte. Allora, vediamo la mappa perché sennò... Allora, fammi vedere. Uno è qui e ci siamo. L'altro dov'è? Oh, andiamo lì, visto che ci abbiamo quello. Allora, dobbiamo andare indietro di qua, sì. Artista di strada. Aspetta, dove si andava? Di qua, giusto, devo riscendere la scala. Ok, siamo quasi. Buonasera. Ok, sono anche il dipartimento di polizia. Qui finisce l'episodio numero 4 di Deus Ex Human Revolution. Grazie per aver seguito il video. Iscriviti al canale YouTube, metti mi piace se il video ti è piaciuto. In descrizione troverete i link di Twitch e Discord. Se vi fa piacere, passate. Alla prossima, ciao.